Ciao amici, benvenuti nel primo video del 2020, perché almeno per me si tratta di questo. Allora, riconoscete questo posto? Qualcuno lo riconosce? Eh sì, siamo nel mio ameno laboratorio e oggi sono qui perché facciamo un passettino indietro. Mi è stata fatta una domanda interessante che mi riporta ai miei fasti, ai miei lavori di Wire. Come sapete, questo canale tratta di mani in pasta, cioè di lavori che si possano fare con le mani, di creatività, di fai da te e anche di crescita personale, perché ogni tanto variamo un pochino sull'argomento. Allora, benvenuti amici, facciamo quindi questo piccolo passo indietro perché ho ricevuto una domanda interessante che mi ha posto Mauro. Eccola qui. Mauro mi chiede se è possibile in un anello wire di foggia semplice come quello che avevo costruito con voi in questo vecchio video di tanti anni fa, se è possibile abbinare, legare, incastonare in qualche modo una pietra. Lui parla di una gemma di circa 2 centimetri. Allora, noi cercheremo di farlo, lo faremo con la tecnica wire, quindi niente saldatura, niente incastonatura, niente lavoro difficile, lo facciamo in un modo semplice. L'anello è di per sé molto semplice. Ora lo riproduciamo insieme e vediamo com'è possibile aggiungere una pietra. Ah, un ritorno al passato, ai vecchi argomenti. Ma rimanete sintonizzati, sì, ritornate sintonizzati, è giusto, rimanete con me, amici, perché quest'anno ci sarà molto da lavorare. Siete pronti? Ecco, ho ricreato all'incirca l'anello a serpentina che avevo creato nel video di cui vi parlavo. Adesso proviamo ad inserire una pietra. Ecco qui, questo è il nostro anello a serpentina, a serpentello come preferite, ed è un anello regolabile, vedete? All'incirca come l'altro. Allora, dov'è la difficoltà di inserire le pietre in questo anello? Precisamente una pietra centrale, un punto focale. Innanzitutto che questo anello è regolabile. Quindi, se sappiamo di non muoverlo più da una certa posizione, è possibile legare insieme i due fili centrali e creare questo punto d'incontro per una pietra. Però se c'è il rischio della trazione in questo modo, vedete, lateralmente è molto pericoloso, il filo si può spezzare. Ricordate che il wire è una tecnica, wire significa filo, ok? Filo. Quindi è una tecnica che prevede l'utilizzo del filo nella maniera più logica e più intelligente possibile per creare degli oggetti che comunque debbano durare un po', almeno quanto la normale bigiotteria o persino oreficeria. Quindi bisogna fare una serie di calcoli e di ragionamenti. C'è molto, molto, molta logica nel wire, lo sapete, l'abbiamo detto 1000 volte e quindi siete già a conoscenza. Allora, innanzitutto vi consiglio di utilizzare per l'anello un filo molto spesso. Questo è di 2 mm. L'anello del video precedente era fatto con un filo di ferro e vi assicuro che dalla posizione in cui si trovava, dal modo in cui era modellato, non si muoveva più. Questo invece è rame, rame per bigiotteria ed è un rame piuttosto malleabile, quindi potrebbe muoversi da questa posizione. È sufficientemente solido, però è anche possibile che succeda questo. Ok? E quindi non terrebbe in alcun modo la pietra legata solamente con del filo. Quindi legheremo la nostra pietra ad uno solo di questi fili, ok? D'accordo? Solamente ad uno. Sarà leggermente decentrata rispetto all'anello stesso, ma direi che non è un grosso problema. Come vedete, non è identica la parte inferiore alla parte superiore, quindi non ci teniamo in modo particolare ad avere un oggetto con una simmetria perfetta, perlomeno nel mio caso è così. Consideriamo ora i vari tipi di pietra. Il nostro amico Mauro ha una pietra di circa 2 centimetri. Io adesso la prima che ho trovato, una pietra di scarto, sinceramente.
È molto grande, guardate, qui ci sono proprio problemi di stabilità, perché anche riuscendo a legare la pietra all'anello, è molto facile che l'anello venga via, perché la pietra potrebbe avere questo gioco. Non stiamo costruendo un castone, anche se con la tecnica wire si costruiscono anche castoni. Oggi parliamo di legatura, quindi la scelta della pietra è fondamentale. Se non è quella esatta, è necessario cambiare pietra. Non deve essere troppo grande, non deve avere troppi punti di appiglio, non deve avere una forma esageratamente irregolare, non deve essere troppo grande. Io preferisco non usare anche delle pietrine. Questo è un vecchio bottone, però è molto bello. Allora, preferisco non usare pietrine alte perché possono creare questo gioco a contatto con la superficie arrotondata del filo. Vedete? Possono andare bene forme piatte. È preferibile avere forme non molto grandi, smussate, sufficientemente piatte e con appunto un foro passante. Io ho scelto questa. È un po' grande, però è molto bella, poco più di un centimetro, molto carina, si addice in maniera particolare all'anello. Allora, lo leghiamo ad uno di questi fili. È preferibile che il filo adatto alla nostra pietra non sia inferiore come diametro allo 0,4, perché veramente 0,2-0,3 è troppo poco, non c'è tenuta possibile. Se poi riusciamo a fare in qualche modo due giri all'interno della stessa pietra, ovvero inserire due volte il filo nella stessa pietra, è anche meglio, senza romperlo magari. Lasciamo una bella coda lunga, ok? Centriamo la pietra sul filo. Ora, attenzione, non in verticale, cioè non con il foro passante in verticale. Okay, rispetto all'anello, ma in orizzontale, in questo modo cerchiamo all'incirca il centro. E adesso non dobbiamo fare altro che legare. Mi raccomando, un filo lungo. Il principio è quello della cucitura, quindi è molto semplice. Legare, legare, legare. Tiriamo bene il filo, attenzione a non rompere però la pietra. Dopo aver fatto alcuni giri da un lato, possiamo passare all'altro lato per fissare un po' meglio l'anello. Una cosa importante, facciamo un giro intanto. Se l'anello lo consente, se la forma del vostro anello lo consente, piazzate sempre punti nascosti, perché servono a centrare meglio, a lavorare meglio e a fermare ovviamente la pietra in posizione. Io ho questa possibilità, posso salire al piano superiore, prendere il filo superiore, in questo modo. Ops. Portarlo giù. Nasconderlo dietro la pietra e poi continuare. Se ne posso fare anche due, poi dipende. E poi riprendiamo a fare una serie di giri. Con l'unghia spingo il giro al di sotto della pietra e continuamente riposiziono la pietra se si dovesse spostare. Io direi di non lesinare con i giri, più se ne fanno meglio è. Di solito io preferisco sacrificare qualcosa all'estetica a favore della durabilità.
almeno con questa tecnica, almeno se rimango, diciamo, all'interno della tecnica wire pura, quindi non ci sono saldature, non ci sono anche incollaggi, io non uso mai la colla. Qualche volta mi chiedono, ma c'è colla nelle tue? No, non la uso mai. Non che ci sia qualcosa di male, ma non c'è bisogno. Se si lavora discretamente direi che non c'è bisogno. Allora, poi continuiamo da questa parte. Se vogliamo fare qualcosa di armonico, non tagliamo il filo qui, per esempio, dove si potrebbe vedere, anche se non c'è nulla di male, vi ripeto, ognuno fa come preferisce. Possiamo continuare e ritornare sotto la pietra. È una possibilità estetica principalmente. I giri vanno avvicinati, anche con le unghie, proprio brutalmente, perché siano più belli da vedere e più regolari nella distanza. Qui si sovrappongono e allora io apro un pochino l'anello per poter fare passare il filo. Se insisto tanto si rompe, è un macello. Quando si rompe il filo è sempre un macello. Ok, andiamo avanti. Quando ho finito il giro dei fili, si taglia il filo corto. Io poi ho l'abitudine anche di tirarlo un pochino, di solito lo rompo proprio da qui, anche se non è una buona abitudine. Ecco. Quello che avanza va ben appiattito contro il filo maggiore, contro il core wire, cioè contro l'anima centrale, che è il filo da 2 mm, appiattito e ben girato. Sì, la posizione è scomoda, però bisogna fare così. Cioè, fate in modo che toccando non si senta, non si avverta. Molti mi dicono è sufficiente, se l'anello è fatto bene, sì, è sufficiente. Chiaro che se io mi metto a smontarlo utilizzando un attrezzo, logico che verrà via inevitabilmente, ma ora vi mostrerò un piccolo trucchetto perché questo non succeda. Allora, però vi dico, vi ripeto, che se l'anello è fatto bene non si scioglie, vi garantisco, dopo 10 anni di wire, questa è la mia esperienza. L'altro filo è arrivato a fine corsa, ok, si sente già poco sotto le mani, non si fa altro che fare così, arrotondare, appiattire contro il filo centrale, quello che fa da anima, in questo modo, delicatamente, per non rovinare troppo le superfici. A questo punto, chi ha la possibilità, gli strumenti, per esempio un Dremel con una punta di gomma, di una punta non troppo aggressiva, per rifinire gli eventuali segni, può farlo. Poi i segni del lavoro, se rimangono, guardate, in un oggetto artigianale, secondo me non c'è nemmeno nulla di male, basta che non sia brutto, basta che non sia sinonimo di sciatteria, tutto qui. Allora, lo abbiamo fatto, adesso vi dico qual è il trucco, guardate. Allora, risulta in questo modo l'anello, quindi la pietra è ferma, in posizione, vedete? Qui posso chiudere, l'avevo allargato un pochino, posso chiudere, ok. Allora, l'anello è fermo, c'è anche un piccolo gioco estetico che nasconde l'inizio e la fine del filo. Da questa parte il filo finisce in mezzo alle dita. Come fare per tenere i fili in ordine e fare in modo che rimangano così, con questa lucentezza, a lungo? La cosa migliore, amici, è utilizzare sicuramente una vernice per gioielli. Oggi in vendita ce ne sono tanti. Ne abbiamo anche parlato, ne abbiamo parlato spesso. Io uso molte volte, non solo questo, ma uso molte volte, e ora vi faccio vedere, il Noxid. Se lo trovate in versione liquida, io credo che ci sia, scusate, è meglio, perché tutto ciò che è più liquido
pennellabile. Poi guardate, io in realtà nei prodotti liquidi immergo addirittura l'oggetto. Questo aiuta a tenere insieme tutte le parti del filo e in un certo senso ad incollare, anzi senza un certo senso, e ad incollare questi giri di filo sottile. La vernice aiuta sempre molto. Anche lo spray ha questa funzione. Ne dovete mettere un po' di più attentamente, fate in modo che non coli, insomma, basta seguire le istruzioni e vedete che ci riuscite. Quindi il segreto per la tenuta di un oggetto wire spesso è proprio la vernice di finitura. Avete visto com'è facile riprodurre un anello con la semplice tecnica wire, mettendo anche una pietra? Ci vuole un po' di ragionamento, però. Allora, amici, vi lascio per il momento, ci vediamo al prossimo video. Se avete delle domande, se volete chiedere qualcosa circa questa tecnica, ma anche altre tecniche, perché sapete che noi siamo versati in molte cose, se volete, fate domande e io proverò a rispondere. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Spero mi facciate vedere i vostri risultati. Ehi, fatemi vedere come vengono i vostri anelli. Un abbraccio, vi ringrazio, alla prochaine fois. Ciao!